Vieni al sodo, Vox. Oh, non voglio certo causare ritardi alla superstar degli sterminatori e alla sua serrata tabella di marcia. Ho solo una domanda per te. Ok, spara. Ti piacerebbe comprare un videogioco di Ace Hardlight e un cestino da pranzo di Ace Hardlight? E poi ci sono i robot, i diritti del cinema, le figurine. Ace Hardlight è una celebrità perfettamente confezionata, sfornata dal grande impero mediatico di Gleeman Vox. Allora dimmi, per quale motivo non vendiamo nemmeno uno di questi articoli? Ecco... Non rispondere. Lascia che provi io a spiegartelo. Perché i miei fan non possono sopportare Ace Hardlight! È un pomposo con il carisma di un blarga muffito! Ma che vuoi dire con questo? Sassetto! Fenomeno! I marmocchi se ne vanno in giro per la galassia spendendo migliaia di volte al giorno per i loro divertimenti! E io sono completamente fuori dal mercato! Trova un modo per vendere questa roba o troverò io uno che lo sappia fare! E adesso levati dai piedi! Questo è un mezzo di trasporto interplanetario. Ti porterà ai percorsi della Dread Zone sugli altri pianeti. Viaggia lungo una rotta predeterminata ed è meglio non toccarne gli strumenti di navigazione o esploderà. Signore e signori, un po' di tifo! È il momento di uccidere o di essere uccisi! È la prova del massacro! Recet deve sopravvivere a una serie di ondate di letali nemici! Sarebbe. Io direi una super dura al tamarindo. Sconfiggendo i nemici, potenzierai automaticamente le tue armi Dreadzone e aumenterai il tuo livello massimo di nanotech. Mi piacciono le esplosioni! Momento di diventare silenziosi e letali. Per favore, aprite una finestra!
Non eccitarti, Juanita, sto parlando della sfida con il gas, in cui Ratchet deve sconfiggere tutti i nemici prima di essere avvelenato dai fumi tossici. Oh, baby, adoro questo odore. Hai visto il diavolo in una notte di luna piena? Io sì, ed è fantastico! Il team Darkstar è inarrestabile! Ora sembra privo di controllo! Alcuni gladiatori non sono in grado di sopportare i propri gas!